Signori, questa è la Serie A, questo è lo spettacolo del massimo campionato. Brescia e Palermo all'ora di pranzo saziano la fame di calcio di un popolo, quello italiano, stanco di un calcio moderno che mette 100 regole e 1000 paletti e troppo spesso si dimentica di dare spettacolo e di mettersi al servizio dei tifosi. Le rondinelle regalano un pomeriggio meraviglioso al loro popolo, perché il debutto è in sé un qualcosa di molto speciale, un debutto coronato con i 3 punti e con una partita a 1000 all'ora come quella di ieri, e da sogno. La squadra di Iachini inizia a testa bassa e passa subito con un tiro di dalla mano che incoccia in Migliaccio, ed Er sembra toccare, in realtà spiazza ulteriormente Sirigu. Si rifarà più avanti con gli interessi, è proprio il brasiliano comunque che sfiora al 9° già il raddoppio con un diagonale dopo splendida finta di Caracciolo. Il Palermo in un tiro svirgolato di Hernandez, Caracciolo lotta, sbuffa e si divora il raddoppio. La legge del gol sbagliato, gol subito, si materializza ancora una volta quando Pastore conclude dopo un'azione insistita dei suoi, tiro potente, la traversa, gli dà una mano. Tutto da rifare, ma nessuna paura per questo Brescia, coraggioso, tenace, nuovamente in vantaggio con Eder, splendido controllo su apertura magistrale di Diamanti e dormita della difesa palermitana. La traversa che prima aveva aiutato Pastore, poco dopo la mezz'ora, si trasforma nella strega che gli dice di no. Nel finale di tempo è di nuovo un Brescia straripante, Sirigu si oppone alla garella con il piede su punizione di Diamanti, Muñoz non trova di meglio che stendere goffamente in aria Caracciolo per il calcio di rigore e l'airone riparte da dove aveva finito con il Torino, allora fu 2-0, stavolta è il 3-1. La ripresa è in sofferenza, ma c'è un super Sereni e tanto basta, Matteo è subito decisivo su Maccarone, poi su una punizione di Bovo e su un colpo di testa di Pastore. 3 parate, una più bella, una più difficile dell'altra. Sereni c'è anche al 20° su Hernandez, è una saracinesca, che nulla può però quando nel finale Baiocco regala a Balzaretti il pallone con il quale si riapre il match. 3-2, bisogna stringere i denti e l'ultimo capolavoro firmato Sereni è il balzo con il quale vola a deviare il diagonale a colpo sicuro di Pastore. Che spettacolo per una vittoria che il Brescia, al debutto in A, non assaporava da 43 anni.